William Zonca è stato confermato alla guida della segreteria regionale della Will Trasporti Sardegna. Siamo favorevoli alla creazione di un sistema aeroportuale sardo, ma a patto che sia organizzato e guidato dalla regione, non dalla Camera di Commercio di un territorio. Ognuno il suo ruolo, ha detto William Zonca nel corso dei lavori. Un modello di continuità territoriale aerea compatibile con le esigenze dei residenti di spostarsi dalla Sardegna con quelle dei turisti che vogliono arrivare nell'isola per le vacanze, ma anche e soprattutto in grado di dare garanzie ai lavoratori. Un'azienda unica di trasporto pubblico locale che sia in grado di offrire ai cittadini i servizi essenziali anche laddove non siano remunerativi, ma soprattutto per l'intero settore dei trasporti un lavoro dignitoso che rispetti le regole e i contratti collettivi. Dal congresso regionale della Will Trasporti emergono alcune proposte per il rilancio della mobilità in Sardegna. Chiediamo che venga predisposta una tariffa per le famiglie che si spostano in aereo, ha spiegato ancora William Zonca, ma anche la separazione dei costi dell'handling per evitare che i vettori facciano offerte al ribasso a scapito del costo del lavoro. Ma soprattutto, infine, la Will Trasporti chiede una continuità territoriale che duri almeno 4 anni per dare stabilità ai lavoratori e permettere alle aziende di programmare i loro investimenti.